del Bar Capri, buonasera a tutti, ciao Kiran, come stai? Bene? Buon lunedì a tutti! E questa sera per i nostri mezzi concerti ci sono i Works in Prog. Caspita, o emotivi, come diceva. Emotivi, il nome Emotivi è stata la prima idea del tastierista di lui che si chiama Mattia, perché qua l'emotività è al top. È alla base. No, effettivamente è una carina idea. E tattino motivi. Che no, sono proprio. Scartato e lui stesso, sempre Mattia. Ma non gli passi il microfono a Mattia. No, troppo, ma... lui, no, lui non parla. Quindi, perché tu lo. È perché tu lo indichi, quindi. Vedi che dice? No, non imbarazziamo. Lui ha creato il gruppo chiamando il batterista che si chiama Patrizio, il suo ex bassista, che da ragazzi loro avevano un gruppo, si chiamavano, come vi chiamavate? Fuckross. Figurati. Eccezionale. Beh, la verità, grazie a Mattia, grazie a Ciro, ho intrapreso questa strada. Questo gruppo in passato abbiamo fatto anche un CD, musica proprio nostra, e sono fiero di stare in questo gruppo. Mattia, se io aggiungo qualche parola, passo la parola. È normale. Sì, adesso siamo passati alle cover, quindi sia musica popolare che rock, mentre in passato facevamo pezzi nostri. E penso che ci troviamo bene insieme, questo quindi è un punto di forza del gruppo. Mettere su questo meno progetto? 5-6 mesi. Sì. E la scelta, no, di questo tipo di musica, che è un popolare, ho letto, c'erano pochissime informazioni, quindi ne approfitto, no, per fare qualche domanda in più. Posso rispondere, sì. Perché l'idea era nata di fare musica prog, di cui il nome del gruppo Works in Prog, lavori verso il prog, diciamo, quindi Dream Theater era l'ideale, però ho detto una parola troppo grossa, che Dream Theater. Però siamo partiti da quell'idea per poi effettivamente spostarci anche alla musica popolare, perché noi stasera faremo qualcosa di proprio, tipo PFM per esempio. Però la musica popolare così piace a lei principalmente, che lei era la ballerina del gruppo in cui stavamo io e Mattia in precedenza, e lei espresse il desiderio di voler cantare nel gruppo precedente, però ciò non è avvenuto. Allora, appena io e lui siamo usciti dal gruppo precedente, ha detto: Romina, vuoi cantare? E non ti preoccupare, Romina. Vuoi cantare? Non ti preoccupare, subito facciamo. Mattia quindi ha chiamato, come dicevo, quelle persone, e lei, a lei piace molto la musica popolare. Quindi abbiamo rivisitato la musica popolare in versione rock, praticamente. Quindi si può sempre ballare, utilizzando anche la tamburo, infatti c'è un amico Carmine qui, che suonava tamburo in qualche pezzo, e poi ci spostiamo alla musica rock in un secondo momento. Quindi partiamo col popolare e ci spostiamo al rock. Questa è la serata. È un bel progetto ambizioso, no? Rivisitato la musica popolare, una cosa forse nuova, magari qualcuno mi sembra che lo fa già, però noi abbiamo le nostre idee, la nostra inventiva. E la donna del gruppo? No, ma ballerà stasera? O canterà? No, diciamo che faccio un po' tutto, sì. Poi loro comunque mi hanno accolto bene, essendo l'unica donna. No, comunque. Grazie. No. E che bella, bellissima. Quindi oltre alla voce la vedremo anche danzare. Quindi è un bel gruppo, no? Tu sei soddisfatto? Sì, abbastanza. Magari tecnicamente non siamo dei fenomeni, qua Carmine. Carmine Cataldo potrà dire la sua dopo magari il concerto, però ci divertiamo e credo che facciamo divertire. Abbiamo suonato in piazza ma a Carnevale, abbiamo avuto un buon riscontro, sì veramente è stata la prima volta lì e questa è la seconda. Che dire, che Dio ce la mandi coppa. Assolutamente, è la storia di questa tamborra? Questa tamborra l'ha costruita Carmine Falanga, un tamborraro, suonatore di tamburra pure, e così ce la portiamo a pezzo perché è bellissima, c'ha, credo si chiami serigrafia delle note musicali, primo piano alla tamburra, e Carmine ha regalato a mia moglie, diciamo, regalata.
Bene, quanti pezzi farete più o meno stasera? Una decina, 5-6 popolari e poi ci spostiamo al rock. Sì. Bene, l'ultima cosa per pubblicizzarvi, se avete una pagina Facebook, avete intenzione di farla? Sì, abbiamo una pagina Facebook che si chiama proprio Work Singog. Tenete aggiornati? Sì, teniamo aggiornati, foto, video e anche i nostri contatti per contattarci. Grazie mille, Works in Prog, stasera al Bar Capri. Ragazzi, buona musica e buona settimana a tutti. Grazie a Luma Studio, ovviamente, nostro media partner.